Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo gameplay su Eurotruck Simulator 2. No ragazzi, non ce la posso fare. Basta, basta. Non è che uno deve... Perché devo fare il gameplay su questo cazzo di gioco? Perché? Vabbè. Comunque ci siamo, allora. Siamo sul tutorial. E vabbè, facciamo allora. Col mouse io non ho... Oddio, santo che è. Ah, ma faccio... Oddio, mi sono affacciato. Ok. Abbassiamo l'audio. Oddio, santo, perché? Ragazzi, io non sono... Edward, quindi non ho tutta quell'empatia nel fare un gameplay su questo gioco. Secondo me, boh, non lo so, vabbè. La grafica non è al massimo, però è velocissimo, quindi io direi di lasciarla così, è inutile spararla e pomparla. Allora, premesso il tutorial, non ce la posso fare, ragazzi. Premere E per avviare il motore, vai. Ragazzi, mi viene da ridere. Sentite il rombo. Ma che cazzo è? Vabbè, comunque. Allora, per usare acceleratore, freno, retromarcia, sterzo a sinistra e destra. Qui davanti pochi metri e poi fermati. Ok. Ho messo cambio automatico, ovviamente, perché. Oddio, chi è? Ah, è la macchinetta del caffè. Ci sono altri visuali a tua disposizione. Trova quella che più ti aggrada. Vista interno. Ah, che questo ti blocca anche la visuale. Vista. Minchia! Che cos'è? Vista. Boh. Visuale tetto, sporgente. Ah, questo pure per fare le retromarce. Questo che è? 6. Visuale paraurti. Visuale ruota. Visuale televisiva. Che fattaccio. Mamma mia. Ok, 1. Prova diversi visuali, quindi premi invio per continuare. Io sto facendo il tutorial con voi. È tempo di effettuare la tua prima consegna. Yeee! Utilizza il Route Advisor per vedere dove sei e dove devi andare. Affanculo. Premi F1 per imparare ad utilizzarlo. F1. E con la musichetta. Yeah. F1 pausa. Riavvia il gioco. F2 alterna gli specchietti e i retrovisori. A tutti. Ok, no, lasciamo solo quello a destra. Hai un navigatore satellitare chiamato Route Advisor TomTom, disponibile in qualsiasi momento. Route Advisor. Ok, allora. E la Madonna, che complicazione! Il tuo stato corrente. Contenuti dell'attuale pagina selezionata. Cazzo, ah, ok. Alterna le pagine. F1, F5, F6, F6. Io non mi ricordo già come si fa più questo fa. Ah, F1. F2, ok, questi erano i cosi. Non sto capendo già una mazza. Ah, ok, allora F5, F6, lavoro attuale 2000 euro. F7 chiama qualcosa, no? Ah, F7 a me, pausa? No, che cosa? A me i tasti F7 e F8 non funzionano perché sono le funzioni della tastiera, quindi vabbè, ci possiamo andare con il coso qua. Ok, F1 pausa, togliamo la pausa. Allora, io sono partito da Milano perché mi dava tre città, tutte del nord, quindi centro e sud Italia. Non potete giocare a Eurotruck Simulator perché voi non siete proprio previsti. Ok, adesso io non so cosa devo fare, però cioè, c'è il navigatore, sì, ok, però non vedo una mazza di questo navigatore. F5 zoom, ok, perfetto. Devo andare a sinistra. Attenti che passo io, sto passando io. Toglietevi dalle palle perché... Ok, allora, questa è Milano. Forse era meglio se aumentavo un po' la risoluzione, ma vabbè. Io voglio sapere innanzitutto come si suona, subito. Che okay, ho messo il freno a mano. Come si suona? No, quella che spengo. Con la R non si sa. Con l'H. Io non so se lo sentite. Togliti dalle palle. Fanculo. Come si mettono poi le frecce? In teoria dovrei. Oddio, ho la macchina. Oddio. In teoria dovrei poter mettere anche le frecce.
Adesso puoi semplicemente avvicinarti o premere il tasto indicato per completare la consegna. Questo ti farà perdere punti esperienza. No, hai l'olio, fa bene. Perché girati e fai retromarcia all'area evidenziata. Ok, ce la posso fare. Aspetta, io provo un attimo esci, devo capire come opzioni, tastiera, le frecce come si mettono. Non so se serve la freccia e più. Sì, e come cazzo ci arrivo là? Sto, ah vabbè, e più. Queste due, oddio, fammi vedere. Oh, ho messo la freccia a destra, adesso sono una persona soddisfatta. Ah, sto entrando in un cantiere abusivo di quelli. Ok, io devo andare lì, ok, qui devo parcheggiare. Questo gioco mi fa boh. Ok, poi capace che mi ci appassiono, ragazzi. Non è, cioè. Ok, adesso dovrei in teoria mettere una visuale che più mi faccia capire dove minchia devo. No, no, no. Oh, che figo, ci sto io lì dentro. Cazzo. Allora, se giro di qua, se ne va di là, giusto? Ok. No, piano! Dai, che ce la posso fare? La mia gromma si guida. No! No! Cristo santo! È una cosa impossibile. Mo tutti addio, che cazzo ci vuole? Vai, freno a mano. Si fanno le derapate col camion? Non è facile, ragazzi. Dai, che ce la sto facendo. Dai, ragazzi, ce la sto facendo. No, no, gira di là, stronzo. Gira, gira. Ma posso. Cioè, ho parcheggiato, no? Ti sta bene? Così non va bene? Freno a mano inserito. Puoi saltare. Perderai tutti i punti. Ma io penso di aver parcheggiato, ma perché? Non va bene così. Che, vaffanculo se ti va. Invio, vaffanculo. Ma non erano 2.000 euro, 300 euro mi hanno dato. Ok, allora c'è un campo rom. Ah, che è il mio quartiere generale. È un garage piuttosto modesto, no? Fa cagare. Potrebbe non sembrare molto bello, ma è già un buon inizio. Purtroppo non è ancora niente da parcheggiarci, perciò per ora non ci sono camion in vista. Una volta che avrai guadagnato abbastanza soldi e avrai comprato un camion, sarai in grado di muoverti liberamente nel mondo e iniziare la tua carriera da qui. Buona fortuna. Ok, che facciamo? 8 minuti. Proviamo a vedere se c'è un'offerta di lavoro veloce. Lavoro autonomo, lavoro dipendente, perché io non ce l'ho il camion. Seleziona un carico per visualizzare la mappa. Allora, la 3-8, trucioli di legno, da Milano a Verona. L'offerta scade tra un minuto, lunedì. Quanto dura? Io non lo so. Quanto dura una partita? 53 minuti, 43 minuti. Una cosa. Ci stanno i chilometri? Milano-Torino, ecco, questo forse è molto più. Anche perché viene pagato anche di meno. Accetta il lavoro, vai. Milano-Torino, vai, vediamo se riusciamo. Ok, so. Il mio camion è qui, che è tutto. Sì. F5, 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 ok. E. Oh, sono su un Iveco. Iveco l'orologio. Iveco l'orologio, ed erano le 10:21. Allora, da dove si esce qui da questo cantiere maledetto? Ok. Io accendo il camion e parto direttamente. Dalla 338 qua che vendiamo i truciolati. Se vi interessano, ragazzi, prezzi modici. E si va subito. Velocissimamente. Vediamo se riusciamo. Lì c'è un collega. Ciao collega! Ah, lui trasporta macchine, che figata. La risoluzione sta tipo a 100 per 100, per 200 tipo, cioè bassissima, ragazzi. Mi dispiace se la risoluzione, se il video viene con risoluzione un po' bassa, ma vabbè, io lo carico comunque a 720. Ok, allora 1,
Quest'autobus ha fatto un curvone esagerato. Ok, allora. Sto camion a quanto va? 46 km orari stiamo andando. Non vai un po' piano? Arrivo 1 ora e 54 minuti, che spero che non siano 1 ora e 54 minuti che devo farmi io di viaggio, perché cioè, sai che palle. 1 ora e 51, vediamo se scende, se ok, perfetto, quindi è come la partita di calcio di 90 minuti che poi dura 5 minuti, ok. Adesso prendiamo la discesa, ragazzi. Attenzione, attenzione. 77, 78, 80 km. Vai, 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 vai. Che Cristo di Giove. Chi c'è dietro? Aiuto, oddio, aiuto. Ciao, compà. Pure a te, ciao, ciao. Hai una nuova email. Ma che... Oddio, come faccio a leggere l'email mentre guido, ragazzi? F1. Ah, ok, metti in pausa. Non ci sono messaggi. Come si vede l'email? Come si vede? Non ci sono messaggi. Ah, ecco. Novità, Renault in vendita. Siamo rivenditori certificati. Ma vaffanculo, c'ho una lira, non c'ho. Ma vai a cagare. Ok, andiamo avanti. F5, rimettiamo il navigatore. Io vorrei in questo momento maledire alcune persone. La prima è lo youtuber, come cazzarola si chiama? Edward qualcosa, Edward 9 qualcosa, insomma, c'ha dei numeri alla fine. Perché lui fa il gameplay su questo gioco che sembra tipo una figata assurda, capito? Perché lui fa dei gameplay bellissimi. Cercate Euro Truck Simulator 2 Edward e lo troverete. Però lui ci mette talmente tanto entusiasmo che fa sembrare una partita di pallone, un viaggio palloso tra le strade. Nel frattempo vediamo i campi. E ok, il discorso è che io adesso sto guidando, divertente. Fantastico. E vabbè, comunque questo Edward fa sembrare questo gioco una figata pazzesca. Probabilmente lo... Che sono mignotte? Ah no, oddio, ho visto delle cose, causa risoluzione. Ecco, per esempio, se ci fossero delle mignotte nella strada sarebbe già più realistico. Ci sono? Chi ci gioca me lo faccia sapere. Dicevo, poi Simone PSP, Simone Picchioni, mio carissimo nipotino, che ogni volta che parla di questo gioco ne parla in maniera entusiasta, non so cosa ci trovate. Poi c'è anche un altro tizio che tipo ha detto che era bello. Insomma, vi maledico perché alla fine me l'avete fatto prendere. Poi, colpa dell'Humble Bundle che l'ha messo per le prossime ore, diciamo dalla pubblicazione di questo video, per poche ore sarà ancora a 6 dollari. Io avevo detto nel video di Awesome Notes che era a 6 dollari, invece era Euro Truck Simulator 2 a 6 dollari. Il resto era il quel gioco lì era ma io ho tipo la benzina che finisce, credo. Come cazzarola devo fare? Oddio, frena, 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 che è una punto qua avanti. Io devo girare a sinistra, quindi freccia. Chi viene? Chi viene? Ok, andiamo verso Torino, tra l'altro città natale del caro amico Simone, nonché nipotino. Quindi, Simone, ti sto venendo a trovare, sei contento? Togli sta freccia. Togli la freccia! No, cos'è? Togli! Come si tolgono? Ragazzi, con la P. Ok, ferma, 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 ferma. Proviamo a mettere benzina, perché io non so minimamente come si vede la benzina, ma mi sembra dal simboletto sopra il navigatore che ne ho poca. Prezzo al litro, premi il tasto seguente se per spegnere il motore. Premi e tieni premuto il tasto seguente per fare rifornimento di gasolio. Ok. Ah, ok, vedete, c'è il simboletto della benzina che si riempie sopra. Ok. Accendiamo il motore. Ok, accendiamo il motore e andiamo. Allora, dicevamo. Non so che stavamo dicendo, sta venendo qualcuno qui. Un camion, ma noi ce ne fottiamo. Ok, mazza, sto camion ci vuole la spintarella però per le salite, eh. Vabbè, giustamente è il mio primo lavoro. E non ricordo più cosa vi stavo dicendo. Poi
Vabbè, comunque, del prezzo. Quindi Ozone Notes costa tipo 2 euro e spicci perché sta a 3 dollari e qualcosa. E questo costava 6 dollari e qualcosa. Quindi poco più di 4 euro, insomma. Quindi l'Humble Bundle ci si è messo assieme a voi bastardi per farmelo comprare. Sono quasi arrivato, mi mancano 36 km. Quindi sì, ce la facciamo a far finire il video con la fine di questo viaggio. E ovviamente, adesso chiedo a voi. Se volete che io continui a giocare a questo gioco anche contro. No, contro voglia no, perché dai, non è malissimo. Però, certo, sicuramente meglio questo che il simulatore di autobus. E comunque vorrei capire da voi se devo continuare a fare questo tipo di gameplay. Torino a destra. Il fatto è che. Io probabilmente un po' ci continuerò a giocare, alzerò sicuramente la risoluzione perché adesso sta proprio messo bassissima. Mi dispiace di questo, vi ripeto, ve la rimetto. Oddio. Oddio, piano piano. Anche perché devo vedere se. Perché c'era. Adesso sta addirittura. Mi segna. Mirilis mi segna che sto in DirectX 9. Io credo che ci sia. Mi sembra nelle impostazioni la possibilità di mettere proprio un dettaglio grafico molto più alto. Questo forse è per i computer più scadenti. Io ho un computer decente, non è potente, ma è decente. Quindi direi che posso permettermi di alzare sia risoluzione che dettaglio grafico. Vediamo qua se. Ok. 12 minuti, 12 km, ce l'abbiamo quasi fatta. Ripeto, mi dispiace che la risoluzione sia così bassa, ma la alzerò. E vabbè, i gameplay di questo gioco poi alla fine si riducono, cioè no, si riducono, sì, saranno comunque improntati più sulla chiacchierata, perché voglio dire, non è che c'è granché da commentare, a parte qualche cazzata che uno può fare durante il tragitto, ma per adesso mi sembra tutto abbastanza tranquillo. A meno che non vogliamo dare una botta a qualcuno, ma siccome voglio portare il camion illeso, ho esplorato Torino. Allora, intanto con. No, ho spento. Cazzo, ho spento il motore. Allora, con F5 vediamo di. Ok, aumentare un po' lo zoom. Oh, e dai, e parti. Sicuramente sarà più bello guidare il camion con le marce manuali, insomma. Però, ragazzi. Non mi è mai piaciuto giocare con le marce manuali, non sono mai stato capace, quindi. Ci muoviamo? Oh. Popo. Il mio sogno. Nel frattempo ci sono macchine. No, 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 frena! Cazzo. No, no, non niente retromarcia. Dai! Ah, è rosso. A destra non ci posso andare perché? Ah, ma c'ho il percorso obbligato, mi sa. Nel frattempo guardiamo questo meraviglioso camion con gli interni. Ah, c'è anche la musica qui. Ah, la musica ho visto nel video di Edward che praticamente si può. Ma porca puttana! Muoviti! Cristo. Oh, va. Allora, si può praticamente fare una cartella con la musica dentro. È una figata. Poi accendere lo stereo qui sopra e ascoltare la musica. Io ovviamente non lo faccio perché altrimenti qua già YouTube scassa le balle per qualsiasi gameplay. Figuriamoci se ci mettiamo anche la musica. Nel frattempo io sono arrivato. Qui c'è anche un hotel. Motel, hotel, non so cosa sia. Adesso quindi mi tocca il parcheggio. Ok. Allora, Transinet. Mettiamo la freccia. Entriamo qua e portiamo i truciolati a. Oddio, ho sbattuto, ragazzi. Mi sono incastrato. Porca puttana. Aspetta. Ecco, sono entrato nel panico. Allora, fermi tutti. 5. Ragazzi, è difficile sto cazzo di portare sto cazzo di camion, però, Ok. Allarghiamoci, ok. Come si dice? Note to self. Allargarsi sempre nelle curve, altrimenti fate casino. Io devo ancora. Se, vabbè, io devo ficcare il mio carico lì dentro.
Ma credici proprio? No, vabbè. Ok, il gameplay. No! Ragazzi, sembro un imbecille, ma non è facile. Allora, se vado indietro, piano piano, se giro a destra, se ne va di là, quindi giro a sinistra, in teoria dovrebbe. No, vabbè. Non ce la potrò mai fare, ragazzi. Non ce la potrò mai fare. Allora, con calma. Io giro di così. Perfetto. Me la giro un po'. Me la drizzo. Fermo. Ok. Girando a sinistra. In teoria dovrebbe andare a destra. No, sta andando a sinistra. Quindi giro a destra. E se ne va a fanculo. Ok. Devo girare prima il camion. Fermo. Così, vai. 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 Vabbè, sta telecamera non mai. Ma mi sono girato su me stesso. No, vabbè. Ok. Io non riuscirò mai a fare questa cosa. Ok, adesso se riesco a girarmi io. Se riesco a girare la motrice, come si chiama? E dai, cribbio. Così. 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 Ok, ma sto cercando proprio di girarmela. Se questo sta a partire, sto camion. È colpa del camion, non sono io. Giro a sinistra. Giro a sinistra, ho detto, e tu te ne vai a destra. Ok. Ok, ferma. Eccolo, eccolo, è lui. No, ragazzi, cioè, un attimo per arrivare qui e 20 anni per parcheggiare, eh. Invio e parcheggiamo. Ce l'ho fatta, ragazzi, sono un grande. Ho perso i bonus, ma sti cavoli. Esperienza 200, no, 138, sono un novellino. 1935 euro. Non so parcheggiare, devo fare, devo vedere se c'è della pratica per parcheggiare, perché ragazzi. Da qui puoi accedere a tutte le informazioni riguardanti il tuo camion, che non ho. Acquista camion, vediamo quanto costa in Repubblica Ceca un camion. Acquisto online o visita il concessionario. Acquisto online. Questa funzione è dedicata ai clienti di fiducia. 5 camion prima di poter acquistare. Che palle! Vuoi davvero andare a Praga e visitare? No, perché altrimenti sicuramente mi scalerà dei soldi. Io ho 4.000 euro, sono straricco. E va bene, ragazzi, io esco da qui. E niente, detto questo, ditemi voi se continuare a giocare a questo gioco. E io lo trovo un po' assurdo. Però guardate che figata il mio bolide. Adesso imposterò anche le cose grafiche. E niente, fatemi sapere voi se vi è piaciuto. Ciao!